Ma ragazzi, bentornati su Elvira Mistress of the Dark, episodio 12, quello che forse sarà l'ultimo episodio di questa serie, perché stiamo per andare a sconfiggere la strega malvagia. Siamo davanti allo scrigno di Elvira da aprire con le sei chiavi, che tanta fatica ci sono costate queste sei chiavi. Andiamo ad usarle una per una. Vanno usate nell'ordine giusto. E noi siamo avvantaggiati perché capiamo bene l'ordine dei numeri. Allora, questa è qua la Quartus. Questa è la Primus, che è la prima che va usata. Questo è lo scrigno, eccolo qua. Però io ho una curiosità. Cosa succede se noi sbagliamo l'ordine delle chiavi? Ho questa curiosità perché non ricordo cosa succede, è possibile anche che non succeda nulla, però voglio provare. Però iniziamo a metterle giuste. Mettiamo la Primus, eccola qua. È la Primus questa? Sì, la Primus, inseriamola. Fatto. Questa è la Quartus. Questa Secundus, inseriamola. Tertius. Quartus. E fino a qua l'abbiamo messe tutte giuste. E salviamo la posizione. Ma le ultime due voglio provare a metterle invertite. Vediamo cosa accade se le sbagliamo. Allora, qua ce n'è una che è la Quintus. E qua c'è la Sestus. Mettiamo prima la Sestus. No, me l'ha messa nel posto giusto, però in ordine errato. Vediamo un po'. E la Quintus. Un demone scheletrico che ci ha uccisi. Quindi questo accade se le chiavi non le mettiamo nel giusto ordine, ragazzi. Siamo stati uccisi da un terribile demone invocato dalla strega malvagia. Adesso ricarichiamo la posizione e stavolta facciamo le cose fatte bene. Non la ricordavo sta cosa, veramente spettacolare sta sequenza però. Alla Quintus, eccola qua. Vai con la Sestus. Si è aperto lo scrigno e stavolta abbiamo trovato un pugnale ornato, un pugnale finemente decorato e una vecchia pergamena. Questi due oggetti saranno fondamentali per finire il gioco. Ok, adesso usciamo. E stavolta devo andare. No, guardate che c'è un altro strano individuo. Vediamo un po' se riesco a colpirlo con i dardi. No, fammi scappare, fammi scappare. Ok, sono riuscito a scappare. C'ho anche delle magie da usare volendo, posso anche usare le magie, ma me le vorrei risparmiare per spararle tutte addosso alla strega alla fine, anche se non so se sono efficaci. Se ricordate c'era un altro gioco in cui io alla fine del gioco sparavo tutte le magie addosso ho usato tutti gli oggetti, ho usato la gemma, le magie, tutto, io sparavo tutto al mostro finale, alla fine sono riuscito a sconfiggerlo, non so manco io come, però ci sono riuscito. Comunque, dobbiamo andare adesso. Dobbiamo tornare nelle catacombe, penso. Quindi dobbiamo tornare nella tomba, nella catacomba 3. Nella cosa 3, aspetta. Allora, dov'è la balestra? Eccola. Io mo a questo gli do una che ha balestra. Quindi vai. C'ho poco tempo, però vediamo se faccio un tempo. No, non ho fatto un tempo.
Guardia maledetta, devi schiattare. Ok, sono riuscito a distruggerlo. La devo tornare. Ah, questa è la torre numero 3. Sto guardando la mappa delle torri, che è questa, ma va, faccio vedere. Questa è la mappa delle torri. Siamo alla torre numero 3, che è quella in basso a destra. Devo tornare alla torre numero 8, che è quella in alto a sinistra. Allora, questa devo tornare su, però, mi sa, no? Dai, siamo quasi alla fine del gioco. Allora, qua. Devo girarmi a destra. Devo andare dritto. Qua sono la tomba. Questa dovrebbe essere la numero 6. O sbaglio. E mo vado dritto, dovrei arrivare al numero 8. Ok, questa è la numero 8, dobbiamo riscendere giù. Allora, sto salendo un attimo su per controllare una cosa. Non è questa la torre numero 8. Dove cacchio sono finito? Che torre è questa? Ah, questa è la 6, mi sa. Perché sono partito dalla 1 o dalla 3? Ah, non lo so, ragazzi. Non c'ho idea. Se vado ancora giù? Cos'è qua? Catacombe? No, era giusta? Sono arrivato alle catacombe. Ok. Allora, devo rimettere la mappa delle catacombe. Ve la faccio rivedere anche stavolta. La vedete? Noi siamo in basso, c'è scritto start. E devo andare dove c'è scritto Stonehall, quindi in alto a sinistra, in quell'intersezione. Andiamo. Sono nella parte destra, questa è la prima catacomba. Mo qua devo girare a sinistra, qui, e andare dritto. Qua c'è una cripta a destra, ma non c'entriamo perché non c'è nulla di interessante. Qui c'è un altro bivio, eccolo qua, questo dovrebbe essere il buco. Dov'è il buco? Ma non c'è il buco, fammi tornare indietro. Dov'è il buco? Ah, forse sta sul muro, aspettate. Questa è una cripta. Mi sono perso, regà. Che cripta è questa? Non è quella dove c'era, dove abbiamo messo le ossa, non è quella. Dobbiamo andare a sinistra, mi sa. Qui all'incrocio ci deve essere un buco, ma non lo vedo. Ho sbagliato completamente strada. Non è qua. Allora, vediamo un po' che c'è in questa cripta. Ah, qui dovrebbe essere dove ho combattuto contro la creatura che mi ha dato la runa, ricordate? Ma quindi tornando indietro. Qui
qui al bivio, questo è il posto, ma perché non trovo il buco dove mettere? Aspetta, proviamo a destra. Dov'è il buco? Non capisco dov'è. Perché se provo a sinistra lui imbocca il tunnel a sinistra, non è che... Sarà questo il buco? No. Dov'è il buco? Deve stare... è questo il posto, deve stare qua. Proprio quando c'è il bivio qua, proviamo a buttare per terra qui la roccia, vediamo che succede. La runa dov'è? Eccola. Provo a metterla qua, per terra. Non ha servito a niente. Infatti risulta che sta per terra. Sono sbagliato completamente strada. Forse mi tocca ricaricare la posizione. Faccio un attimo di pausa. Allora riprendiamo. Sto nella torre numero 8. E devo raggiungere la 3, quindi prima ho sbagliato completamente i numeri delle torri. Sono l'8 e raggiungere la 3, quindi devo andare a destra. Qui. Avevo detto il contrario, che stavo nella 1, dovevo andare alla 8. No. Questa è la torre 1. Mo' io mi giro, vado in fondo e arrivo alla torre 3. Eccola qua, questa è la torre 3. E qua dobbiamo, infatti, se vado su... vediamo un bel paesaggio. E qui sotto ci sono le catacombe. Allora vi chiederete, alcuni di voi si chiederanno, ma perché hai distrutto la torre 8 prima, nelle paio di puntate fa? Perché solo distruggendo la torre 8 sotto ci trovi lo scrigno di Elvira, altrimenti sotto non ci puoi andare. Devi spaccare un pezzo di torre, altrimenti sotto non ci puoi andare. Allora, andiamo ancora giù e siamo finalmente nelle catacombe di nuovo. Questa è l'entrata delle catacombe. Ok, mo metto di nuovo la mappa. E io stavolta vado a destra. Ok, seguo la stessa strada che ho seguito l'altra volta. Vado dritto, sparato. E al bivio... però stavolta giro a sinistra. Qua. Poi vado dritto. E qua al bivio devo girare a destra. Adesso vado ancora dritto. Qua a sinistra c'è la cripta, quella con le ossa del... qua. Con le ossa del carnefice. Andiamo a controllare. Però mi dice che è vuota. No, aspetta. Vecchie ossa, si dice. Ma non è questa cripta con le ossa del carnefice. Ma me... cioè... mi sono perso. No, ecco perché non riesco, perché non è questa. Cioè... mi sono completamente perso. Ora vado a ogni bivio finché non trovo il bivio con... ah, questa è la partenza. Sono tornato alla partenza. Come ho fatto? Ok, giriamoci un attimo. Ma quindi alla partenza sto andando a sinistra nella mappa, vedete?
Adesso sto in basso, a sinistra. Vedete la prima curva? No, adesso io mi sto per... Davvero mi sto per, raga. Non mi sto più per culo. Allora vado dritto. E qui c'è un bivio dove io devo andare teoricamente andare a destra, però vado a sinistra, stavolta la più larga, anche perché qui in questa in quest'ala qui a sinistra ci sono mai stato. Qua c'è un ulteriore bivio e qua dovrebbe essere la cosa, no? No, non è qui. E no, ma questi mi stanno scammando, non è qui. Capendo niente, non corrisponde. Sono tornato al punto di partenza. Aspetta, andiamo avanti. Ah, mo' ho capito. Perché in pratica il primo bivio non me lo fa fare. Perché, come vedete qua, quando tu passi il primo bivio in basso a sinistra, in realtà tu non lo vedi il bivio che sta va a destra. Tu non lo vedi perché è angolo retto. Quindi andando dritto, il primo bivio che io vedrò sarà proprio quello dove devo infilare la runa. Ecco, questo è il bivio dove devo infilare la runa, in teoria. Ma dove che il buco non lo vedo? Niente, non funziona. Sarò cretino io. Ora devo girare. E questo è il bivio, ma non vedo il posto dove mettere la runa. Dov'è? È come se non si fosse aperto il passaggio. C'è qualcosa che non va. Ma siamo sicuri che io la cripta. Questa è la cripta. Devo tornare a controllare se le ossa del carnefice stanno nella cripta, perché mi sa che qualcosa non è andato bene in quel caso lì, no? E non è questa, infatti, la... No, sbaglio completamente strada. Andiamo esterni. Stare. Ah, questa è la partenza, ragazzi, c'è poco da fare. Questa è la partenza. Ci giriamo. Vado dritto. E questa è la prima curva, l'abbiamo fatta. Ma sta seconda curva c'è un bivio a destra, che è questo. E lo prendiamo. Mo vado dritto, ci dovrebbe essere un bivio dove devo andare a sinistra. Eccolo. E qua a sinistra c'è la cripta, quella dove abbiamo messo le ossa del carnefice. Che però forse risulta vuota perché... No, non risulta vuota. Vecchie ossa, direi. Ma perché non dice ossa del carnefice? Non ho capito questa cosa. Oh, c'è qualcosa che non va, ragazzi. Dovrebbe esserci le ossa del carnefice, perché non ci sono? Mi devo un attimo documentare, ragazzi, sono diventato pazzo. Aspettate. Allora, siamo al giorno dopo, non ve l'avrei dovuto dire, ma siamo al giorno dopo. Ho girato in lungo e largo per le catacombe tutta la notte senza trovare il punto di passaggio per il tempio segreto della strega. In realtà penso di aver fatto un grosso errore, ovvero nella puntata scorsa ho ucciso la creatura prima
di aver messo a posto le ossa del torturatore all'interno della sua cripta. E lì ho fatto l'errore, secondo me. Quindi dovrò tornare un po' indietro nel tempo. Sono tornato da Elvira mentre facevamo le pozioni, ricordate? E adesso rimando Elvira, ovviamente. Devo rimandare Elvira nel tunnel a prendere la chiave. Eh sì, sono rimasto un paio di chiavi indietro, ragazzi. Però non temete, perché adesso taglierò tutto il... E ritorneremo tra poco alle catacombe, però non prima di aver utilizzato la magia Glowing Pride. E di aver consegnato la lanterna a Elvira, che ovviamente andrà in avanscoperta a prendere le chiavi che ci mancano. Eccola qua. Ci mancano, a questo punto mi mancano le ultime due chiavi. Devo tornare dal torturatore a prendere la sua chiave, ovviamente facendo lo scambio con le pinze, ricordate, per non farlo arrabbiare. E poi devo anche uccidere la guardia sulle rampe e andare a recuperare il suo cadavere nel fosso per poter prendere l'ultima chiave. Allora, io adesso vado, ovviamente vi risparmio tutte queste cose, se ve le volete rivedere, proprio se ci tenete tanto a rivederle, basta che andate nelle due scorse puntate a rivedere quello che abbiamo fatto. Intanto io mi appropinquo e vado. Noi ci vediamo fra poco, quando tornerò. Devo anche ammazzare nuovamente il lupo mannaro, ok. Quando tornerò alle catacombe. A tra poco, ragazzi. Eh sì, mi devo rifare un bel pezzo di gioco, purtroppo. Devo tornare nell'antro del torturatore. Se volete vedere questo pezzo, andate un paio di puntate indietro. A dopo. Allora ragazzi, purtroppo le cose non sono andate come previsto in questa puntata. Come avete visto, c'è stato questo grosso errore. Sono dovuto tornare indietro nel tempo a rimediare ai miei errori. Ma non temete, perché anche se abbia fatto un casino, questa puntata è da preludio al grande finale che ci sarà nel prossimo episodio. Nel prossimo episodio finalmente riusciremo a trovare la cripta, il tempio segreto della strega, e finiremo finalmente il gioco, ragazzi. Quindi mi scuso, in realtà questo era un, vi dico la verità, questo era un episodio lungo quasi un'ora, ma è veramente troppo lungo, l'ho dovuto spezzare in due parti. Quindi prossimo episodio riprenderemo da questo punto, farò un altro paio di cosette e poi quindi andremo giù nuovamente nelle catacombe e troveremo il passaggio per il tempio della strega malvagia. Per questa volta è tutto, ciao ragazzi, alla prossima.